È ufficiale, ragazzi, Hot Toys ce l'ha con me. Infatti eccomi qui con un nuovo episodio delle news della settimana. Oggi è lunedì, è uscito proprio ieri il video dedicato. Era stata una settimana praticamente quasi inutile, solo la release di Daredevil e un paio di immagini dedicate a Star Wars. Ed oggi, lunedì, è molto presto, raga, la mattina, è molto presto. Ho appena finito di registrare una live con i ragazzi dei collezionisti anonimi sul canale di 8bit. E dove eccomi qui, non posso nemmeno andare a dormire perché ovviamente Hot Toys ha rilasciato gli annunci di cui parlavamo ieri. E quindi eccomi qui a proporveli. Infatti, vediamoli insieme. È stato annunciato per quanto riguarda i droidi BT-1, poi Lord Starkiller per quanto riguarda i Sith e il tanto aspettato, il tanto sognato Darth Revan. Cominciamo appunto con BT-1, quindi tre annunci di lunedì mattina, lunedì notte, diciamo così, senza paura, Hot Toys. Cominciamo con BT-1. BT-1 è, come vedete, un droide ispirato, diciamo, a R2-D2, un droide che è presente nella serie comics, nei fumetti di Star Wars. Qui intanto lo vediamo accompagnato da 000, il suo droide protocollare amico, insomma il corrispettivo di C3PO. E davvero interessante questo BT-1, davvero interessante, armato fino ai denti, come potete vedere ha un lanciafiamme, un mitragliatore, lanciamissili, di tutto e di più. Aspettiamoci quindi l'uscita, l'annuncio nei prossimi giorni, spero non oggi, ragazzi, perché fare un altro video non mi sembra il caso. Anche di 000, le colorazioni sono queste tendenti al nero grigio metallizzato con rifiniture di colore rosso e anche le luci di colore rosso, come possiamo vedere. Io sinceramente non lo conosco proprio alla perfezione, conosco l'esistenza di BT-1 ma non conosco proprio bene bene i dettagli. So che era al servizio di Darth Vader. Infatti qui andiamo a leggere qualcosina, definito anche BT, lavora col dottor Afra, vicino al droide protocollare 000, e munito di, quindi di armi molto distruttive, è ispirato alla serie comics, quindi ai fumetti classici di Star Wars, e sarà il Comic Masterpiece, probabilmente CMS, Comic Masterpiece 017 BT-1 di una ventina di centimetri, 7 punti di snodo, uscirà alla fine, nell'ultimo quarto del 2024, primo quarto del 2025, quindi per fortuna c'è ancora un po' di tempo. E leggendo qualcosina molto rapidamente, ragazzi, abbiamo una testa con rotazione a 360 gradi, 7 punti di articolazione, abbiamo le zampe, adesso stavo dicendo, le gambe, insomma, articolate. Le armi sono un lanciafiamme, un lanciamissili, appunto, come vi dicevo, e un paio di lanciarazzi. Quindi vediamo un attimino, scusate, ragazzi, i lanciarazzi. Ah, sono questi attaccati alle zampe, diciamo, alle gambe, ok. E niente, quindi aspettiamo anche l'annuncio di scusate, raga, ma è notte, raga, sono le 4, le 5 del mattino. E dicevo, aspettiamo anche l'annuncio di 000 per l'accoppiata. Non so quanto successo possa fare una decisione del genere, però per gli affezionati del fumetto di Star Wars, insomma della parte Legends, potrebbe essere una buona cosa, così come questo Lord Starkiller nella sua versione Sith. Qui intanto vediamo questa sorta di nuovo brand, cioè Star Wars Legends, dedicata appunto ai personaggi della categoria Legends. E qui invece è un videogame masterpiece, raga, Starkiller, che già era stato annunciato praticamente in qualche immagine tease. Qui lo vediamo in tutto il suo splendore, vediamo qualche segno di battaglia sull'elmo, il che mi piace, voi lo sapete, e sembra davvero ben fatto con la sua doppia spada laser. È davvero molto figo anche Starkiller, davvero un altro pezzo imperdibile.
secondo me, soprattutto per chi ha giocato il videogioco, per chi l'ha amato e apprezzato. Nuovi dettagli per il costume e vediamo un attimino se nel recap finale, io raga lo sto guardando per la prima volta insieme a voi, sto facendo subito il video proprio per cercare di darvi il prima possibile la notizia. Due lightsaber con l'effetto whoosh, non vedo un head sculpt con le sembianze. Ah, qui c'è la moneta in regalo, special edition bonus, per solo per mercati selezionati. Quindi c'è questa moneta commemorativa, questo gettone commemorativo, che però vediamo ce ne sono due versioni. Quindi una special edition con la moneta, con il gettone dorato, e invece quello legato all'evento, quindi all'evento The Power of the Dark Side, che è stato ampiamente pubblicizzato da Toys nelle ultime settimane, quindi questa sorta di evento per l'appunto dedicato al lato oscuro. Intanto andiamo a vedere Video Game Masterpiece 63 e 63B, quindi edizione normale e speciale di Lord Star Killer, 31 cm d'altezza, 30 punti di snodo. Uscita questa volta, siamo molto più avanti ragazzi rispetto a BT1, perché parliamo di approssimatamente secondo, terzo, quarto del 2025. Quindi Hot Toys giustamente si prende il suo tempo, giustamente manco tanto. Abbiamo 31 cm di altezza, 30 punti di snodo, abbiamo vari pezzi di armatura che possono essere pezzi di mani, cioè mani con armatura che possono essere cambiati, le lightsaber, quindi volevo vedere se, ecco, sono ovviamente con l'USB, anche tutte e due le spade. Quindi stiamo a vedere. Ovviamente la special edition è soltanto per mercati selezionati, quindi bisognerà anche qui pensare di prenderla dal mercato orientale. Ovviamente purtroppo a noi raga Hot Toys per il mercato europeo non gliene frega assolutamente niente. Comunque il pezzo forte, almeno per quanto mi riguarda raga, è Darth Revan. Darth Revan che già si commenta da solo, guardate che spettacolo che è. E di questi era il pezzo che potevo aspettare di più, ed è così, è fantastico, sempre della linea Legends e sempre Video Game Masterpiece. Sinceramente se dovessi sceglierne uno andrei per Revan piuttosto che Starkiller, perché ha un fascino particolare, io poi per il lato oscuro ho una particolare appunto affezione. È stupendo, secondo me veramente uno di quei pezzi. Guardate il mantello anche tutto rovinato e frastagliato in fondo, spero sia cablato e sembra che sia così, che sembra non sia solo Photoshop. Maschera bellissima, la doppia saber, cioè parti in tessuto ovviamente per tutto il cappuccio, il mantello davanti, cioè è spettacolare. Darth Revan è stupendo e sinceramente non vedevo l'ora che venisse annunciato e finalmente eccolo qui. Certo che Hot Toys potevi annunciarlo ieri, sai com'è, l'altro ieri. Andiamo a vedere, anzi vediamo innanzitutto prima anche qui se presumibilmente ci sarà la stessa cosa di Starkiller. Metallic Copper Paint, ok, pensavo un attimo, avevo sperato che fosse in metallo, ma no. E vediamo un attimino il recap finale, anche qui avremo una special edition con il coin, con il gettone dorato, e invece quella normale, diciamo, da quello che capisco ragazzi, con il gettone colore rosso, rosso sangue, insomma, per il lato oscuro. Leggiamo velocemente due dettagli. Ok, special edition available in select solo in mercati selezionati, come abbiamo già detto. Parliamo della Video Game Masterpiece 62 e 62B per quella speciale, 31 cm, 30 punti di snodo, anche in questo caso quindi probabilmente usciranno insieme, secondo, terzo, quarto del 2025, quindi ci sarà da aspettare parecchio, raga, mi dispiace. Abbiamo detto anche qui probabilmente è l'esatto opposto di Starkiller, quindi abbiamo più o meno gli stessi accessori, il costume, ok, abbiamo la sciarpa, il cape, cioè il mantello con il cappuccio,
con, ok, perfetto, bendable wire, quindi vi confermo che sarà tutto cablato, per fortuna nel 2025 Hot Toys l'hai capito. E abbiamo quindi anche le lightsaber con la carica USB, molto bene. E poi abbiamo la basetta, raga, che dovrebbe essere la classica basetta del cavolo, ok, quella col motivo imperiale, quindi da questo non si smuove anche nel 2025, Hot Toys rimane delle sue idee. Quindi raga, un salto veloce sul sito del Colosso dei Nerd, perché nell'episodio di domenica, diciamo, non c'eravamo stati. Intanto c'è il preordine di Batman Armored, di Batman v Superman nella sua versione standard 325 e 385 per quella deluxe, che vi invito a dare un'occhiata, raga. Devil Dixon, stupendo anche questo, in scala però 1 a 12. C'è questa statuetta di Miles che è bellissima, raga, della D-Stage, super colorata, super con vari effetti, fighissima. Anche a questa io farei un pensiero. Nami si descrive da sola. Altre statue, con quella di Legend in 1 a 4 della Blitzway, e questa fantastica statua invece di Wolverine, purtroppo il prezzo è un po' altino, raga, per le statue lo sappiamo, della Sideshow. Andiamo avanti con le statuette. Per gli amanti di Bleach abbiamo Ichigo Kurosaki della SH Figures, che tra l'altro, raga, ha annunciato anche un C17 tratto da Dragon Ball GT, che è una favola, andate a vederlo un pochino in giro perché è uno spettacolo. Tre statuette della serie Full Out, che sta spopolando in questi giorni, e qualche altra. Parliamo sempre di action figures e statue per quanto riguarda sempre Miles Morales, Conan, Sailor Moon, mi sa che ce la possiamo risparmiare noi, che dite, e Fullmetal Alchemist, anche qui novità impressionanti, bellissime. Quindi vi invito, intanto ragazzi sto cercando di accorciare un po' i tempi, vi invito a dirmi che cosa pensate di questi annunci, erano nell'aria, già ve l'avevo detto, sarebbero usciti nel giro di poco, non pensavo proprio oggi, però ci sono. So che ci saranno molti di voi, saranno in subbuio per queste notizie, soprattutto per Revan, e quindi fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate. Sarei curioso anche di sapere cosa ne pensa il mio amico Luigi del canale Alderan. Magari vi metto qui sotto il link o la citazione a Luigi, perché lui è un grandissimo amante di Star Wars, quindi probabilmente sarà entusiasta anche lui, un po' meno perché dovrà sborsare un bel po' di soldini l'anno prossimo. Detto questo, raga, io vi saluto, vi ringrazio ancora, mi dispiace che vi dobbiate sorbire un altro video dedicato alle news, però non potevo aspettare fino a domenica per rivelarvi questi annunci, che sono anche abbastanza importanti per gli amanti di Star Wars. Detto questo, raga, io vi saluto come sempre, spero e credo ci saranno altri annunci durante la settimana, quindi ci vedremo al prossimo episodio delle news domenica. E poi, solito unboxing nella nuova modalità, ragazzi, per giovedì. Ricordatevi anche di seguire 8bit, cioè Manuel del canale 8bit, con i collezionisti anonimi, perché spesso mi trovate anche in live lì da lui. Quindi, raga, vi saluto ancora una volta, spero vi sia piaciuto il video, mettete mi piace, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo contenuto. Ciao raga, a presto!